No, ragazzi, perché a 27 anni voglio rimanere nel calcio che conta. Non è il momento di andare in Cina a prendere soldi. Ok, stop registrazione. Accetto l'offerta dalla Cina. Ma Sharao, intanto me la sono inventata sta cagata così dal nulla. Ma El Sharawi, El Sharawi, El Sharawi, ma come? Almeno stai zitto, ma almeno non fare le dichiarazioni, che poi fai figure di merda, fai peggio di Cassano che ci ripensa, ripensa e ripensa, dai! Ma io non lo so, ragazzi, ma cos'è sta gente? Ma può un giocatore di 26-26? Sì, avremmo accettato tutti, ma io forse no. Io avrei detto ai cinesi: aspettate un anno, perché se lo vogliono adesso i cinesi, penso che l'avrebbero preso anche l'anno prossimo. Non c'era nessun problema. Ma può un ragazzo di 26, quasi 27 anni, con un europeo alle porte, forse l'ultimo europeo suo, andarsene in Cina? Pur sapendo che andando in Cina l'europeo non lo fai. Allora, ho avuto da Mancini delle direttive, praticamente gli ha detto: guarda che non ti convoco, vatti a piare i soldi, perché sennò non c'è spiegazione. Non c'è spiegazione, ragazzi, ma poi ragazzo, ma un po' di orgoglio personale, di non lo so. Voi direte: ma El Shaarawy è una carriera che fa così, che sta per spaccare il mondo e poi crolla definitivamente, buio pesto, lampi di genio, lo sappiamo tutti. El Shaarawy è stato così anche nella Roma, anche se lo scorso anno ha fatto un campionato incredibile, c'è da dire che ha fatto un campionato incredibile perché anche gli altri hanno giocato sottotono, tra tutti Dzeko e compagnia cantante. Però è una vita che il Sharawi vive di alti e bassi. Io non sono in sé per sé scontento della cessione, perché se diamo via il Sharawi dobbiamo prenderne un altro e dobbiamo puntare assolutamente a prendere uno un po' più continuo di lui. Mi dispiace perché avrei voluto rimanesse il Sharawi, però fidatevi che l'avremmo venduto a zero, l'avremmo perso a zero l'anno prossimo, perché lui chiedeva 4 milioni di euro a stagione. Per il rinnovo del contratto, la Roma ne offriva 2,5-3, mi sa 3, perché ne prende 2-2 adesso, ma non esiste neanche se eri l'ultimo giocatore della Roma, non esiste da darti 4 milioni di euro, mi dispiace, mi sarebbe piaciuto rivederti un'altra stagione alla Roma per vedere se magari riuscivi ad esplodere definitivamente, invece no, hai deciso di andarti a prendere 40 milioni di euro in 3 anni, oh raga, e sono scelte di vita assolutamente. Io a europeo finito forse ci sarei andato, forse ci sarei, no forse, senza il forse ci sarei andato. Un po' di vomitino fino alla Cina, però a fatica va, a fatica sarei andato lì a prendermi 40 milioni di euro, ma proprio a fatica. Però mi sarei fatto l'europeo, mi sarei fatto un altro anno alla Roma e mi sarei fatto l'europeo. Però evidentemente dalla parte nostra ci conviene assolutamente. Sì, prendi pochissimo perché prendi chi dice 15 più 5, chi dice 18 più 2 di bonus. Più o meno è quello, ragazzi, il prezzo. Ma cosa volete che vi lamentate che sono pochi 20 milioni di euro? L'anno prossimo vai in scadenza, lo perdevi a zero. Se quel Monci di merda è un incompetente e non ha rinnovato prima il contratto di El Shaarawy. Così come non ha messo la clausola a Manolas, ma quello è un volere del giocatore di Raiola, lo sappiamo, ve l'ho già detto. Se si aspetta sempre all'ultimo momento a rinnovare il contratto, i contratti, i giocatori si rinnovano quando sono quasi decisi gli obiettivi. Quasi decisi. Secondo me, febbraio-marzo è il periodo ideale per decidere e trattare un rinnovo con un giocatore. Voi dite: ma non erano sfumati gli obiettivi. Lo so, però tu da febbraio-marzo già hai capito come è andato in quell'anno un giocatore. Cioè, El Shaarawy febbraio-marzo aveva già fatto un bel campionato, quindi se lo meritava anche il rinnovo. Magari ti avrebbe chiesto comunque 4 milioni e tu dicevi: col cazzo che ti do 4 milioni. Però quello è il periodo, ragazzi, secondo me. Adesso ci tocca trovare un sostituto. A me sono arrivati dei nomi,
Ieri è uscito subito quello di Tyson, ovviamente, che comunque è da monitorare perché Fonseca l'ha allenato tutto sto tempo allo Shakhtar, capitando lo Shakhtar, l'abbiamo visto anche noi in Champions League, è un giocatore molto tecnico e fisico, a me piacerebbe anche Tyson, sinceramente. Bisogna anche tenere d'occhio Brahimi, perché va via a parametro zero, quindi sarebbe un bel colpo Brahimi a zero, però... non so se forse la Roma si vuole presentare con un'incognita, non fraintendetemi, Brahimi a me piace, è un bel giocatore, però non sappiamo, non ha fatto tantissimo nella sua carriera per poter dire cazzo questo viene in Italia e spacca, a differenza di magari, che cacchio ne so, un Tyson che comunque ha avuto esperienze fisse in Champions League, nella nazionale, eccetera eccetera, sì, lo so, anche Brahimi, però Tyson secondo me sarebbe un bel colpo, anche Brahimi, cioè non mi fraintendete, cioè Brahimi a zero è un gran colpo, tenere Brahimi lì e Perotti sarebbe una gran cosa. L'altro nome potrebbe essere sempre quello di Carrasco, che è un'idea affascinante, molto difficile, perché anche lui è andato in Cina per prendersi i soldi per uno o due anni e per poi voler tornare in Europa, e quindi fanno tutti così, lo farà anche il Sharawi, ragazzi, lo farà anche il Sharawi, si farà uno o due anni, neanche tutti e tre, e tornerà con 32 milioni di euro, quanti cazzo saranno. E c'è un altro nome che è uscito, che mi è arrivato così, che è quello di Marcus Thuram, che è praticamente il figlio di Lilian Thuram. Evidentemente la Roma vuole fare il campionato master su PES, ed è arrivata all'anno 2048, dove i padri poi tornano piccoli e li prendi a 11 anni e poi li devi rifar ricrescere, eccetera eccetera. Evidentemente giocano molto a PES, il campionato master. Però a parte gli scherzi, scusate, la valutazione dovrebbe essere intorno ai 10-15 milioni, gioca nel Ginghamp e va in scadenza l'anno prossimo. Su di lui ci sono altre squadre come Arsenal, Borussia Dortmund, quindi potrebbe essere una trattativa complicata, però c'è sempre da dire che comunque il padre, avendo giocato in Italia, magari può preferire una meta italiana piuttosto che una estera, però questa è una mia supposizione, non voglio assolutamente dire cagate. Quindi secondo me per il momento i nomi usciti sono questi: Brahimi, Tyson e Thuram. Io prendere un altro figlio di padre calciatore mi starebbe proprio sui coglioni, ragazzi. Cioè può essere tutto quello che vuoi sto Thuram, però che palle, ragazzi, ma basta prendere i figli dei calciatori che te ne va bene una volta, due volte, per favore, basta, prendiamo un profilo un po' più esperto. E per favore, sul capitolo difensore è uscita la notizia oggi di un'offerta al Torino di 10 milioni più Perotti per Nkulu. Ieri vi ho fatto il video, ma la Roma per 30 milioni lo prenderebbe Nkulu? Io ho detto io lo prenderei, poi non so la Roma, fate voi, ma non prenderei il giocatore Nkulu. Cioè per 30 milioni penso che Nkulu lo prenderebbero tutti, poi non lo so, fatevi sapere voi. Comunque ci sono sempre i nomi anche di Mancini, Alderweireld, Bartra sta sfumando pian piano, Paolo Lopez, ripeto, dovrebbe arrivare domani. Sul capitolo centrocampista io vedo solo un nome attualmente, sinceramente, che è quello di Veretout. In attacco vedo solo un nome, che è quello di Higuain. Kolarov a quanto pare dovrebbe rimanere, ci può essere un'ipotesi che possa giocare da centrale. In quel caso ci sarebbe da comprare un terzino e forse non verrebbe un centrale, cioè verrebbe un solo centrale di difesa se Kolarov viene spostato al centro. E non lo so, non c'è nessuna novità su Zaniolo per il momento, anche se molti dicono che se voglia andare via, eccetera eccetera. Su Dzeko, solito discorso, sta spingendo per andare via, le solite cose, ragazzi. Però volevo fare sta cosa su El Shaarawy perché
Non me l'aspettavo. Dopo quella dichiarazione non me l'aspettavo assolutamente. Ragazzi, fatemi sapere come la pensate questa volta nei commenti. Alle 11 è uscita la reaction su Diawara. Mi raccomando, andatela a guardare. Seguitemi su Instagram.